Quindi diamo via ai lavori e il suo primo intervento, che è poi l'intervento di benvenuto, anche perché sostanzialmente abbiamo elaborato un po' questo convegno sostanzialmente su una partizione legata alla legge. È una legge che ha una firma appunto Marco Beltrandi e di cui grosso modo vi accenna un po' le linee, ovviamente dando di saluto. Grazie Giorgio. Allora io anzitutto mi scuso con tutti per il piccolo ritardo, ma io proprio a una radio di Roma, in Piazza del Gesù, Radio Città Futura, che e questo è un buon segno, ha deciso di aprire la giornata con un piccolo dibattito con anche il linguista, il professore che abbiamo ospite anche qui oggi, il professor Arcangeli, che è appunto su questo tema. E quindi mi è sembrato che ritardare di qualche minuto, ma per questa ragione, fosse doveroso, visto che uno sicuramente dei problemi che dobbiamo affrontare riguarda proprio il fatto che questo paese sta rinunciando completamente alla lingua italiana, sta rinunciando a una possibilità di cittadinanza e quindi anche di sviluppo politico europeo, per esempio, che ho citato solo due aspetti, senza un secondo di dibattito. Cioè io credo che non esista altro paese al mondo, non parliamo della Francia, non parliamo della Germania, non parliamo della Spagna, in cui ciò sia in realtà possibile. Ovunque si riflette su questi aspetti, perché sono aspetti che sono già centrali oggi e che in una società sempre più, come ci auguriamo, e come inevitabilmente sarà multietnica, multilinguistica, multireligiosa, il fatto di non porre attenzione all'aspetto linguistico con tutto ciò che questo comporta, è qualcosa di veramente grave e irresponsabile. E quindi io sono molto grato anzitutto all'ERA che ha organizzato questo prestigioso convegno con ospiti importanti, anzi il mio saluto va a tutti voi che siete qui e a tutti coloro che interverranno a questo convegno, come dicevo, veramente importante, veramente molto ben fatto. È praticamente un'intera giornata di approfondimento, di studio. Io non citerò tutti gli ospiti, anche per non incorrere non solo in problemi mnemonici, ma nemmeno in problemi linguistici, che sarebbero quanto mai inopportuni in questa sede, e non solo in questa, per la verità. Ma insomma, io vorrei parlare di questa proposta di legge. Allora, questa proposta di legge si propone essenzialmente due obiettivi. Da una parte c'è una difesa della lingua italiana, cioè c'è una piccola parte, credo, di quello che gli altri paesi normalmente fanno. E naturalmente questo richiede anche qualche risorsa economica, perché non è che la difesa della lingua italiana possa essere fatta a costo zero, se è una cosa seria. Viceversa, se non fosse una cosa seria, siamo pieni di leggi che istituiscono istituti, difendono e non stanziano un euro e non si capisce bene come funzioni. No, invece questa legge deve funzionare e quindi prevede anche degli stanziamenti e prevede naturalmente degli strumenti di copertura, perché altrimenti, ripeto, non saremo nell'ambito serio e nell'ambito radicale, e quindi in particolare sul tabacco, sulla fiscalità del tabacco. Ma io credo che sia un sacrificio che comunque si possa fare, perché noi stiamo vivendo in un paese in cui il diritto dei cittadini italiani, il diritto alla loro lingua, alla loro cultura, alla loro letteratura, al loro modo di pensare, viene sempre più sacrificato. C'è l'esempio famoso del Politecnico di Milano che ha scandalizzato tanti, per cui dal 2014 si passa all'insegnamento totalmente inglese. Io lo considero veramente un altro dolore clamoroso, perché poi io capisco, figuriamoci se non sia giusto aprire le università, appunto le nostre università hanno il problema di non essere tanto attrattive, ma non è che non sono attrattive perché si insegna in italiano magari oltre che in inglese, ma non sono attrattive perché
chiedo scusa, non sono attrattive perché non c'è una vera competizione all'interno del mondo delle università. Infatti io come radicale propongo anche l'abolizione del valore legale del titolo di studio, perché non c'è una vera competizione, non c'è una vera selezione meritocratica oggi. Una laurea ha valore legale ovunque, anche se è presa a Bologna, se è presa a Bocconi di Milano, piuttosto che, non so, nella università più sperduta di un'altra regione senza credenziali di nessun tipo. È chiaro che finché si privilegia questo tipo di sistema, evidentemente difficilmente si possono attirare gli investitori dall'estero. E che cosa pensano il Politecnico di Milano? Beh, una bella trovata. Invece che puntare sul miglioramento, sulla documentazione, sulla certificazione della qualità, che si fa? Beh, si dice dal 2014 insegniamo solo in inglese. È il diritto costituzionale dei madrelingua italiani a vedersi riconosciuti gli insegnamenti nella propria lingua, sparito. E il diritto dei docenti, che naturalmente ci sarà una selezione, perché inevitabilmente chi non sarà madrelingua inglese o chi non avrà studiato veramente tantissimo ed esercitato veramente tantissimo la lingua inglese sarà penalizzato. Ma è possibile questo? Cosa ci dobbiamo aspettare dopo il Politecnico di Milano? Ci dobbiamo aspettare altre scuole, altri insegnamenti che si muovono nella stessa direzione? Io non credo che sia né possibile né credibile questo, e che dobbiamo reagire appunto ristabilendo quelli che sono i diritti di fruizione culturale, di cittadinanza degli italiani per quanto riguarda anche l'aspetto linguistico. Non c'è vera cittadinanza, non c'è vero godimento dei diritti civili e politici se per esempio arrivassimo a un punto in cui, che so, le circolari amministrative non fossero in italiano, che so, persino le apparecchiature di un ospedale avessero istruzioni per gli operatori che non fossero anche in italiano. Ho fatto solo due esempi fra i mille che si potrebbero fare, ma gli italiani devono essere messi nelle stesse condizioni di tutti gli altri, senza dover per forza fare corsi di lingua inglese e spendere soldi, magari con risultati nemmeno brillanti, per. E quindi se c'è tutto questo aspetto, che è una parte di quello che altrove si fa usualmente, poi c'è un altro aspetto che riguarda la promozione della lingua internazionale. La proposta forte è che, coerentemente con la prima parte, cioè che dice la difesa della lingua italiana, come si difende concretamente la lingua italiana non a chiacchiere, appunto in una società sempre più aperta, in un'Europa che noi vorremmo, anzi che la crisi economica ci impone essere sempre più politicamente integrata, sempre più sovranazionale, sempre più concessioni di sovranità da parte degli stati verso entità federali. Allora, come si può difendere seriamente la lingua italiana in un contesto di questo tipo? Quindi come si può difendere la pluralità linguistica anche delle lingue, dei dialetti, delle lingue anche minori di quelle italiane? Come si può fare? Si può fare se per esempio si prevede che in un paese come l'Italia, laddove si imponga l'istruzione di due lingue straniere oltre a quella italiana, che una delle due sia l'esperanto e che si promuova a livello comunitario l'insegnamento dell'esperanto. Perché questo? Su questo davvero chiudo. Cioè, in tutte queste questioni c'è anche una dimensione incredibilmente politica, che l'ho già affrontata quando parlavo del godimento dei diritti civili e politici degli italiani, ma c'è una questione eminentemente politica. Lo dicevo, la crisi economica ha impresso una sorta di out-out all'Europa. Ha detto l'Europa così non si può andare avanti. O si cammina verso, ripeto, l'integrazione politica, verso una vera sovranazionalità federale, non verso un'Europa degli stati in cui gli organi comunitari, il bilancio comunitario contano niente o contano sempre meno. E però questo, una sovranità politica, cosa richiede? Richiede sicuramente ad esempio istituzioni democratiche, perché non è che un cittadino accetterebbe, come in italiano, di privarsi della democrazia in nome della sovranità. E allora però, se ci sono istituzioni politiche democratiche in cui chi ha compiti esecutivi viene per esempio eletto direttamente dai cittadini, allora ci deve essere un senso di cittadinanza europeo.
E allora la domanda è, ma come si potrebbe sviluppare questo concetto di cittadinanza europeo se noi siamo in una situazione di 27 lingue? Non c'è mai stata nessuna federazione che si sia sviluppata con 27 lingue e con una lingua veicolo, e non solo, quella inglese, il cui però apprendimento è così costoso, per cui poi chi la apprende e la sa parlare bene deve usarla anche quando non è strettamente necessario. Invece una lingua internazionale, una lingua etnicamente neutrale, una lingua che, attenzione, quando sento dire, anche stamattina l'ho sentito dire, non ha storia. Allora, non ha una storia, non ha una storia legata ad uno Stato, ma questo è il suo vantaggio. Così come il suo vantaggio è la facilità d'apprendimento, così come il suo vantaggio è il fatto appunto che sia, proprio per la sua stessa essenza, può essere solo una lingua veicolo. Una lingua cioè che serve per comunicare con gli altri cittadini del mondo, ma proprio per questo non ammazza, non finisce col ridurre a zero tutte le lingue che compongono l'Unione Europea e non solo, e la cui invece molteplicità va assolutamente preservata, così come va preservata la letteratura, così come va preservata l'arte, così come vanno preservati i musei. Noi sappiamo per esempio che l'italiano è una lingua che tra l'altro sta conoscendo persino un successo crescente al di fuori dei confini. Comunque è una lingua fondamentale. Noi quando ci approcciamo a un'opera classica, noi sappiamo che i termini che definiscono diversi momenti sono termini italiani. Questo vale per tantissimi aspetti della nostra vita. Però sarebbe proprio curioso che proprio in patria nostra, nel nostro paese, così ci si dimenticasse. Ultimo aspetto davvero, di questa requisito, diciamo così, questo solo, non è una relazione ovviamente, è uno sguardo generale alla questione. L'ultimo aspetto riguarda la competizione economica, perché non è inutile, non è che ce lo possiamo nascondere. Solo superficialmente si può far finta che questo aspetto non esista. Allora adesso ci sono i brevetti europei, faccio un esempio. I brevetti europei è passato il principio del trilinguismo. Anche se poi sappiamo che la Corte è già intervenuta manifestando qualche perplessità. Ora, è chiaro che se io sono un'azienda italiana, il principio del trilinguismo mi penalizza in termini competitivi, dovrò far tradurre documenti, mentre ci saranno altre aziende che parteciperanno con gli stessi bandi di gara, magari anche a concorsi europei, no? E che non dovranno fare lo stesso, sono risorse che vengono spese. E tra l'altro, se ci riflettiamo bene, poi gran parte di queste risorse si può anche intuire dove vanno a finire. Cioè non è un gioco a somma zero in cui guadagnano tutti. Evidentemente c'è qualcuno che guadagna e qualcuno che perde. Sono stati fatti i conti, 350 miliardi, si dice a livello europeo, di flussi di questo tipo, e nel giro di alcuni anni. E allora, dobbiamo occuparcene, abbiamo il dovere di occuparcene. Questa proposta, a mio avviso, è una proposta molto ben fatta. Naturalmente, come sempre, quando si fanno proposte bisogna anche accettare, anzi, che si fanno per avere confronto, quindi sempre migliorabile. Ma l'intento primo di questa proposta è di rimettere sul tappeto una di quelle questioni che la politica ufficiale incredibilmente ignora. Ce ne sono tante, che la politica c'è la signora, la giustizia, tutto quanto. Però questa non è l'opera di altre, anzi, probabilmente è una delle principali, mentre tutti i partiti si riempiono la bocca dicendo dobbiamo salvaguardare la cultura, sì, la cultura è l'oro dell'Italia. Beh, mentre noi proclamiamo che è l'oro dell'Italia, magari ci inventiamo percentuali, il 75% dei beni del mondo culturale sono italiani, qualcuno dice l'80, qualcuno dice il 50, mentre siamo in questo dibattito eccitante, manca una seria proposta per difendere i fondamenti della cultura italiana, di quella che dovrebbe essere una delle nostre voci economiche principali. Quindi io sarò lieto di ascoltarvi e vi auguro buon lavoro, un grazie ancora a tutti e buon proseguimento. Grazie.